Per esplorare ancora il tema della vergogna, è necessario entrare in un apparente paradosso che la vergogna però realizza, ed è che proviamo vergogna molto spesso proprio nei confronti delle nostre parti più vulnerabili e possiamo provare una vergogna molto intensa anche con le persone che sono più care per noi, più vicine alla nostra vita. Quindi a volte è una vergogna sociale che proviamo quando siamo in un contesto sociale, a volte proviamo vergogna e teniamo nascoste parti di noi vulnerabili anche proprio alla persona che amiamo, come se ci fosse un elemento vergognoso nel provare dolore, un elemento vergognoso nel non sentirsi adeguati. La vergogna fa parte del gruppo che vengono chiamate self-conscious emotions, e sono le emozioni che proviamo in relazione, quindi o in relazione intima o in relazione sociale. Queste emozioni sono un ampio gruppo di emozioni di cui fa parte, oltre alla vergogna, il senso di colpa, l'umiliazione, l'invidia, la gelosia e anche il senso di trionfo. Noi possiamo provare vergogna anche proprio nei momenti in cui stiamo avendo un'esperienza estremamente piacevole ed estremamente positiva. Le cito tutte queste self-conscious emotion perché sono spesso apre l'accesso all'altra, quindi una di queste emozioni può aprire l'accesso al senso di vergogna. Leggo una brevissima parte di una poesia di Federico García Lorca che amo molto e che è delicata proprio nel raccontare come possiamo fare fatica a metterci in contatto e a mostrare il nostro dolore anche nei confronti delle persone che amiamo di più. Vorrei sedermi vicino a te in silenzio, ma non ne ho il coraggio. Temo che il cuore mi salga alle labbra. Ecco perché parlo stupidamente e nascondo il mio cuore dietro le parole. Tratto crudelmente il mio dolore per paura che tu faccia lo stesso. Lavorare con la vergogna è un modo per imparare a non trattare crudelmente il nostro dolore. Portiamo l'attenzione alla nostra posizione. Portiamo in particolare l'attenzione alla colonna vertebrale, guardiamo se possiamo trovare non solo l'allineamento, ma anche la posizione eretta. Quando proviamo vergogna o umiliazione o senso di colpa, questa colonna portante della nostra posizione, che è la colonna vertebrale, è come se si arrotolasse o si sbriciolasse metaforicamente. Così tornare ad aver cura della colonna vertebrale è un modo per stare con dignità nella propria vita.
E adesso sentiamo tutta la dignità della nostra colonna vertebrale. Tutto il senso di elevazione che ci consente. E se c'è possibile, portiamo l'attenzione al respiro nella regione addominale. Possiamo aiutarci tenendo le mani sull'addome. E se non c'è possibile percepirlo così vicino alla base, cerchiamo di sentirlo nel punto più lontano dalla testa. Lasciamo che il respiro ci dia stabilità in questa posizione. Lasciamo che ci dia una base sicura, alla quale tornare negli affanni tempestosi. E adesso guardiamo se possiamo lasciare emergere tutte quelle situazioni in cui siamo dominati dalla fame, dal desiderio di non essere visti. Tutte quelle situazioni in cui vorremmo coprirci di invisibilità. A volte l'invisibilità prende la forma del silenzio. A volte della sottomissione. O del nascondersi. Possono essere situazioni in cui effettivamente ci nascondiamo, o situazioni in cui non possiamo nasconderci, ma vorremmo farlo. E guardiamo che cosa succede nel corpo. Man mano che queste situazioni o questi stati mentali che sperimentiamo in quei momenti compaiono nel panorama interno.
Guardiamo come espandono, rimpiccioliscono, come incidono sulla percezione del corpo, a volte ci danno la sensazione di diventare piccoli, a volte di essere inconsistenti. Guardiamo se possiamo riconoscere le emozioni che sperimentiamo in quei momenti. Insieme alla vergogna potrebbe esserci invidia o gelosia. Che altro non sono che forme estreme di dolore? Imbarazzo, umiliazione. E poi guardiamo se possiamo invece mettere a fuoco, lasciandole emergere tutte quelle situazioni in cui abbiamo la brama, il desiderio di venire visti, di essere al centro dell'attenzione, di occupare la scena, di sperimentare un senso di trionfo e di protagonismo. Possono essere situazioni reali che ogni tanto sperimentiamo, oppure che desidereremmo sperimentare. Guardiamo come ci sentiamo nel corpo e come può bastare solo il pensiero per riempire il torace, allargare le spalle, rendere la nostra postura più eretta. Guardiamo come fa ballare il cuore, come ci riempie d'orgoglio, come allarga il respiro. Come rende i battiti del cuore più sonori, più brillanti.
poi torniamo con l'attenzione al respiro. Portiamo in particolare l'attenzione al punto in cui finisce l'espirazione, al punto in cui inizia l'inespirazione. Alla pausa espiratoria e alla pausa inspiratoria. La pausa inspiratoria è quell'attimo prima di iniziare ad espirare. La pausa espiratoria è quell'attimo quando abbiamo finito di respirare e non abbiamo ancora preso nuova aria. Lo zenith è il nadir del nostro respiro. Il luogo dove la nostra fame di essere visti e la nostra fame di scomparire si esprimono. Così con ogni respiro possiamo accogliere la fame di essere visti e la fame di non essere visti. Il desiderio di solitudine e il desiderio di compagnia. Guardiamo se possiamo ottenere insieme questi due desideri apparentemente così opposti.